secolo. Ci stiamo sottomettendo all'islamismo, stiamo rinunciando alla nostra identità, alle nostre tradizioni, a favore di una pericolosa islamizzazione. A Milano, qui a casa nostra, abbiamo troppi episodi di antisemitismo. Io da subito, dopo 7 ottobre, il Consiglio Comunale, ho presentato una mozione proprio a sostegno del popolo di Israele. Sapete già la posizione del Comune, quindi non mi dilungo in merito. Però ci tengo a dire che ieri sono stati aggrediti in strada due persone solo perché sono ebree, che ieri a un corteo contro il CPR c'erano insulti contro Israele, ci sono state delle scritte qua fuori dalla sinagoga. Le stelle di Davide fuori da una casa, la stella di Davide fuori da una casa di una insegnante, e non è il primo caso in Europa, l'abbiamo avuto qua a Milano, ma in Francia, ahimè, è una costante mettere il simbolo fuori dalle case. Ecco, allora una certa parte politica parla di genocidio. Il genocidio non esiste, non è un caso di genocidio. Si sfila sfilare la manifestazione con chi vorrebbe cancellare Israele, e lo fa persino nella giornata della memoria. Si parlava prima di università, ormai sono polveriere a Milano, a Torino, a Pisa, ovunque. Si impedisce di parlare a chi si rifiuta giustamente di pronunciare la parola genocidio. Si minacciano i rettori che semplicemente vengono definiti assassini perché intrattengono rapporti con Israele. Allora non si risponde con il silenzio, non si risponde sottovalutando quello che accade, non esistono giustificazioni, serve alzare la voce e non subire questo vergognoso antisemitismo. Il messaggio è che, essendo diverse querele, sono 4 i casi, di cui 2 già sono rinvii a giudizio, è un messaggio di allarme, perché noi temiamo che a questo punto ci sia, al di là della sproporzione tra chi denuncia e chi è denunciato, ci sia il rifiuto di un dibattito democratico, il rifiuto di un confronto aperto, e invece ci sia piuttosto, si indichi l'avversario come nemico, e come nemico da punire, da trattare in tribunale. Io trovo che, soprattutto in alcuni casi, nel mio in particolare, io ho parlato di una similitudine, ma al di là di questo, gli argomenti che sono argomenti storici, filosofici, culturali, dovrebbero essere in una democrazia materia di confronto aperto, di dibattito aperto. Se invece si trascinano gli intellettuali scomodi in tribunale, beh, allora questo deve inquietare tutti i cittadini, perché a mio avviso queste denunce diventano anche delle vere e proprie epurazioni, cioè in sostanza si dice, si fa capire, si dà a intendere, questi intellettuali è bene che non parlino più, nei giornali, nelle televisioni, nello spazio pubblico. Io credo che questo sia un segnale inquietante, un segnale allarmante, una incipiente urbanizzazione dell'Italia. No, vogliamo credere che non sia così. Voglio aggiungere un'ultima coincidenza, che però anche questa mi dà da riflettere, e cioè che 3 dei nomi denunciati, e cioè Canfora, Montanari e io stessa, erano presenti 2 anni fa nelle prime liste di proscrizione dei putiniani, cioè dei pacifisti. Allora, c'è o no una continuità tra quelle liste di proscrizione e le denunce politiche di oggi? E quindi questa è una domanda che io pongo anche all'opinione pubblica. Abbiamo visto una rigogliosa messe di querele temerarie, perché oltre all'attacco alla libertà di informazione prevista e sorretta dall'articolo 21 della Costituzione, è entrata in scena
nell'ultima fase, l'attacco al diritto di critica. Lo posso confermare, noi nei primi giorni nell'immediatezza accogliamo al Parlamento Europeo nell'ambito del nostro gruppo di amicizia Unione Europea-Israele l'ambasciatore israeliano a Bruxelles, che ci mostrò per la prima volta in quella sede alcuni video, immagini terribili di quel 7 ottobre, immagini che non scorderò mai personalmente, forse molti di voi le avranno viste, sono immagini che chiunque di noi dovrà portare per sempre nel cuore, qualcosa che umilia l'umanità stessa, qualcosa che non ha assolutamente un senso di esistere. Eppure pochi giorni dopo, soltanto pochi giorni dopo, 800 funzionari delle istituzioni europee firmarono una lettera di critica feroce nei confronti della Presidente della Commissione Europea, accusata di essersi schierata senza se e senza ma dalla parte del diritto all'esistenza di Israele, dalla parte della necessaria reazione anche militare da parte dello Stato di Israele. Un fatto senza precedenti, funzionari che dovrebbero essere per loro stessa natura neutri, neutrali, indipendenti, apartitici, apolitici, che si schierano 800 firme per criticare i vertici politici dell'Unione Europea perché avevano espresso solidarietà a Israele. Purtroppo è qualcosa che abbiamo visto anche nelle posizioni politiche che sono state espresse nelle settimane successive. Io lo dico fuori polemica politica, lo dico esclusivamente richiamando il ruolo di una persona che è molto importante ad oggi negli equilibri istituzionali dell'Unione Europea, sentire il vicepresidente Borrell, che è l'alto rappresentante per le politiche, la politica estera dell'Unione Europea, dire che Hamas è un'idea e che le idee si sconfiggono con altre idee. Ecco, io francamente credo che questo non sia accettabile. Hamas è terrorismo e terrorismo di tutti i fondi. E dopo che è emerso di gravissimo coinvolgimento di decine di funzionari dell'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi nell'attuazione pratica dei massacri del 7 ottobre, ancora oggi c'è chi ha un atteggiamento di ritrosia nel chiedere che si vada fino in fondo anche nel ruolo che questa organizzazione svolge in quelle terre, perché certamente credo che nessuno abbia contrarietà al fatto che ci sia un'assistenza umanitaria nei confronti dei civili palestinesi che hanno bisogno, ma non si può fare supporto al terrorismo sotto il